Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live. E sì, se mi stavate attendendo e non stavo arrivando, aveva ragione Zedivaz che diceva si stava soffiando il naso, si starà soffiando il naso. Mi stavo soffiando il naso, esatto, ho cercato in tutti i modi di stappare il naso il più possibile prima di iniziare la live, così che almeno all'inizio il raffreddore influisca meno. Però sì, anche oggi probabilmente ci saranno delle pause di soffiaggio naso. Però buonasera, benvenuti in questa nuova live. Ciao a tutti. Che spavento, sto osservando la copertina. La copertina ho visto che ogni tanto scorgete qualche segreto, eh. Molto bene. Come state? Come va? Che mi dite di bello? Quando il mega comeback sulla Coblemon. E io starei aspettando che caccino il contenuto. I bastardoni della mod. E il problema è che hanno capito anche loro che effettivamente non è così semplice. E quindi ci mettono un po' più del previsto. Tutto qui. Ordinato il PC dei miei sogni. Estremamente felice. Bravo, Ferren. Che ti sei preso? Mamma oggi ha fatto il sushi, fatto in casa, nonostante fosse senza pesce, è venuto molto buono. Marti, quello si chiama riso bianco. Anzi, possiamo chiamarlo. No, c'è proprio un nome per la ciotola di riso giapponese senza nulla. Aspetta. Ciotola di riso giapponese. Com'è che la chiamano? Donburi? Sì, beh, il Donburi può essere anche con le robe. Vabbè, un Donburi liscio. Io sono influenzato. Type. Batti il 5. Il nuovo film di Demon Slayer, non lo guardare, è una truffa. C'è praticamente solo l'ultimo episodio della terza season, più 40 minuti di parlata. Ma io ve l'avevo detto, non ricordo se eri tu che dovevi andare a vederlo, ma ve l'avevo detto che era così il film, non è una truffa, cioè lo dicono che c'è quel contenuto, c'è solamente un pezzettino inedito e boh, per me, non, cioè io non ci andrei a vederlo al cinema, però se qualcuno vuole vedere un anime al cinema, provare l'esperienza, ci può stare. Era un rotolino con l'alga e l'avocado. Non era solo riso. Praticamente hai fatto un osomaki vegano, vegetariano. No, vegano, giusto. Che tristezza, Marti, che tristezza. Dai, ma mangialo il pesce. Abiti di fianco al mare. Fai così in acqua, tiri su i pesci interi. Ma allora. Scherzo, in realtà è buono lo stesso. Ho mangiato anch'io il sushi oggi. E ne ho mangiato troppo perché a un certo punto io ero sulla via della pienezza, diciamo al mio 80%, e vedo che iniziano ad arrivare troppi piatti. Tipo, arriva un vassoio pieno di Gunkan. Io ne tiro giù due, che erano i miei, e ne avanzano tipo 12. E nessuno li prende. Dico, ma di chi sono sti Gunkan che avete ordinato? Boh, non so, chi me l'avete chiesti voi? No, io i miei li ho già mangiati. Non erano di nessuno. E quindi dovevamo finire questo cazzo di vassoio pieno di Gunkan, che non mi andavano neanche. E finiti i Gunkan, eravamo tutti pieni. E io dico, ma ci mancano gli uramaki, i temaki, il sashimi e il carpaccio. Come cazzo facciamo a mangiare? Che avete ordinato una svagonata di roba qua. E diciamo al cameriere, non portarci più nulla, cioè non portarci le cose. Partendo dai Tiger Roll, non portarci i Tiger Roll, mi raccomando. Si gira, ah, sono già pronti. Ed erano il doppio di quelli che pensavo. Erano 16 pezzi. Vabbè, allora, senti, non portarci i temaki. Si gira, prende il piatto dei cuochi e li hanno finiti ora. Allora, almeno il sashimi ti prego, non ce lo portare. E il sashimi non l'hanno portato perché quello costa.
Però abbiamo avuto tutta una vagonata di roba da mangiare e non ce la facciamo più. Comunque, buonasera Alexei, grazie per i bits. Come stiamo? Siamo un po' meglio, ma sempre raffreddati. E Fabio ha fatto i 19 mesi. Bentornato Fabio. Abbiamo finito tutto. Non abbiamo ammazzato niente. Quindi top. Tra l'altro c'è stato un momento in cui continuavamo ad andare in bagno, avranno pensato che andavamo a nascondere i pezzi, ma in realtà dovevamo andare a turno, e, beh, cioè è andata Karen, poi c'era Evelyn che voleva andare in bagno, poi sono andato io a lavare le mani, continuiamo a vedere il via vai, avrei detto, boh, sti qua stanno buttando nel cesso un pezzo alla volta. Che notizie importanti di Mojangai? È qualcosa da condividere con noi? No. Niente. Un cazzo. Ne abbiamo parlato anche ieri. In questo periodo sono gasato come videogiocatore, ma sono depresso come Minecraft player. Perché Minecraft non ci sta gasando con le novità. Vediamo mercoledì cosa esce. E speriamo in bene, perché martedì c'è il Pokémon Presents. Se ci gasa pure Pokémon, se ce la fa anche Pokémon e poi Minecraft non fa nulla, ci rimango un po' male. Il TTS sta per Teach to Speech, Teach, Text to Speech. Per i bits non li lo metto perché chi lo mette, adesso non so Eme che mi citi, non ho mai visto nel suo canale. Ho provato a vedere un po' di canali dove lo usano per spammare versi o dire oscenità e sinceramente non mi va. Mango, grazie per i 21 mesi, bentornato. Cioè può far ridere, però magari non sempre. Cioè magari sto facendo un contenuto un po' più serio e mi arriva uno che mi spamma in 10 righe di risate e no, cioè capito. Shifuman, 11 mesi. Sono felice di essere arrivato all'undicesimo mese. Sto riuscendo a seguirti nonostante sono in trasferta a Padova per lavoro. Un saluto. Un saluto anche a te. Bentornato. Bene. L'alba è sempre molto carina comunque in Minecraft. Oggi cosa facciamo? Oggi iniziamo dalla survival. Poi vi propongo una scelta su cosa fare, perché abbiamo tante cose da fare, quindi possiamo un attimo sbizzarrirci su quello che ci va di più. Verso le 10:30 massimo andiamo su Palworld, perché questa volta ho davvero tryhardato tanto su Palworld per portarmi avanti e credo che oggi ci toglieremo diverse soddisfazioni. Ho livellato molto soprattutto i PAL e ho trovato una soluzione per quello che dobbiamo fare, però non vi dico ancora nulla. Dark Luke, grazie di 13 mesi, bentornato. Com'è andato il Poggen? Io ho fatto schifo perché non conosco il gioco, ho provato un attimo a imparare le basi, ma non potevo essere preparato come gli altri. Però, boh, carino. Alla fine mi sono fatto un po' di risate. Organizzato bene, devo dire, tutti molto simpatici. A Rapture Blaze, sto facendo le build bellissime e sto migliorando nelle build. Mi fa piacere. Peppo, GG, parla del server di Sub, che se non lo conoscete potete vederlo anche voi entrando nel server che è per tutti. È aperto a tutti. Ma la parte della vanilla, la vanilla dei sub, ci potete entrare facendo la sub al canale. I sub al canale sono tantissimi. I giocatori nel vanilla ultimamente latitano un po', ma se volete potete entrare e divertirvi con le build, con tutto il contenuto che c'è dentro. E detto questo, libro dei sub. Iniziamo a segnare i primi abbonati arrivati oggi. Ecco, a proposito di sub, grazie mille Flame che ne regala 5.
Grazie Flame, buonasera anche a te. Allora, un saluto a Dani, a Vrender, a Iacorollo, Ale, Nosifran, nome noto, un po' di forse nuovi sub e delle resub. Benvenuti a tutti, grazie Flame. Anche Farfi ne regala una, grazie Farfi. A bo. A bo. Bo-o, grazie. Benvenuto. E Flame ancora, 5 sub. Grazie ancora, Flame. Maxol, Ginuzza Burgi, Lorenzo. Che c'è scritto al contrario? Francesco al contrario, ecco. Oxenknarf. Suona malissimo. E Snaiki. Benvenuti. Cool Galaxy, benvenuto in chat. Sei stato anche sfigato, sei capitato con persone che sapevano giocare. La settimana successiva c'era gente che non aveva mai giocato, che si scontrava tra di loro. Era un sacco ignorante e divertente. Vabbè, è andata così, ragazzi, che vi devo dire. Mi hanno messo in un gruppo dandomi troppa fiducia, probabilmente. Anche perché comunque io ci avevo giocato un po' a Tekken per provare il gioco e avevo vinto qualche incontro online. Cioè, nel senso, l'ho giocato poco, però avevo capito come vincere qualche match, quindi a parità di new player forse magari potevo fare qualche punto, ecco. Allora, Flame 5 volte, poi Farfi e poi Flame 5 volte. Sì, adesso vi segno tutti nel libro. Questo potrebbe essere l'ultimo libro di sub, l'ho detto anche l'altra volta, ma poi ne ho fatto un altro perché voglio fare un numero tondo, ovvero 20.000 nomi scritti nei libri, e poi decideremo cosa fare. Sei stato la mia infanzia, mi ricordo i video sulla primissima Pixelmon, mod review OG, Bed Wars, eccetera. Sei un mito. Ma ti ringrazio, Phoenix. Volete sapere il nome della nuova serie? Tra poco lo dico. Aspettiamo di iniziare per bene, quando c'è più gente, sveleremo questo mistero. E adesso andiamo invece a controllare lo Switch. Le fogne no, please, basta. Allora, Francesco, solo per te, solo perché me lo chiedi tu, oggi farò ancora le fogne. Ho appena deciso. No, non è la terza volta che dico che smetto. Avevo smesso, sì. Non stavo capendo come formulare la frase. Con il libro di sub, quando avevamo fatto i pitch di sub, però poi non era sostenibile la cosa. E quindi ero tornato al libro. Dopodiché ho detto: questo sarà l'ultimo. Ma quando ho fatto il calcolo di quanti nomi in totale avevo messo, avevo capito che per poco non arrivavamo a una cifra tonda bellissima. E quindi ho detto, no, dai, ne facciamo un altro. E poi diciamo che c'è stata un po' la sfiga grande della survival, ovvero la concomitanza con la Skyblock, che ha calamitato tutte le sub. E probabilmente anche la prossima serie lo farà. Che poi il libro di sub non è che lo voglio smettere, è semplicemente vorrei magari trovare un'altra idea. Ok, funziona tutto. Allora, i cartelli dei sub, cosa che facevo all'inizio, furono un'idea terribile per il lag, però ti dico, Marco, visto che l'hai tirati fuori, che ho un'idea per i cartelli dei sub.
Però non vi dico ancora nulla. Perché non so quando la attuerò. Ma potrebbe tornare in un certo modo anche quello. C'erano anche le costruzioni, è vero. Sì, beh, all'inizio era un casino incredibile. Il foglio di sub. Un foglietto per ogni sub e poi si fa un'estrazione per qualcosa. Ci metterei tipo mezz'ora a scriverli tutti, però penso. Comunque. Domanda fondamentale. Cosa si fa stasera? Preferite continuare le fogne che stavamo facendo ieri? Scegliere voi o il calderone? Fatemi sapere un po' nella chat. La stanza di Homer Simpson. Perché ti è rimasto impresso Homer Simpson? Perché ne parlavamo mentre la facevo. A me non piacciono i Simpson, però. Ok, sì, volete occuparvi della nuova stanza, vedo, va bene. Possiamo pensare di occuparci di quello, quindi, come al solito, cerchiamo di fare una live un po' discorsiva, un po' di chiacchiere, parliamo del più del meno, intanto io porto avanti i miei progetti. E quindi, per prima cosa, dobbiamo fare comunque una capatina alle fogne, perché metto via questi. E poi vi faccio vedere cosa avevamo fatto l'altra volta e continuiamo. Il sacro calderone, mi spiace per lui, ma anche oggi viene bypassato brutalmente. Prendiamo un barile. Quindi c'è un suggerimento che il sub estratto viene bannato. Non è proprio la migliore idea di marketing che abbia mai visto. La serie di domani è un'ottima idea, invece. E tra poco vi svelerò la serie di domani. Perché domani voglio già iniziare la nuova serie. Aspettiamo ancora un po' per parlarne così. Che arrivino anche i ritardatari. Questa direi di non lasciarla qui. Questa sì. E scappiamo a dormire. Lo so che mi servirebbero troppi livelli per fare dei foglietti, infatti stavamo scherzando. Io comunque mi ero inabissato che era giorno, cioè com'è possibile che ora sia tipo notte e ci siano i tuoni? Ho scoperto il secondo nome di Richard Nixon, il nome di un personaggio famoso dei cartoni animati. Quale? Il counter. Quanti counter ha il contafulmine? Quanti ne ha contati? Andiamo a vedere. Non so quanti fulmini abbia rilevato ultimamente. Non lo controllo da un sacco. Ah! Interessante. Aveva afferrato più di 64 fulmini. Dall'ultima volta che l'abbiamo visto, aveva già contato più di 64 fulmini. Dovrei caricarci più blocchi qua dentro, sapete? Si potrebbe fare. Vediamo se ho altra lana gialla da sprecare. Che è una cosa inutile, però quella macchina lì conta. Cioè, si attiva una volta ad ogni fulmine che viene assorbito da quel parafulmine. E quindi periodicamente tornando lì ci rendiamo conto di quanti fulmini potevano cadere sulla base, ma sono stati salvati dal parafulmine.
è una cosa molto carina. Mettiamo 5 stack. Kuroki-san, grazie degli 8 mesi. Bentornato. Ah, Milhouse si chiamava come secondo nome. Mamma mia, che brutto nome Milhouse, però non mi piace per niente. Ho fallito l'atterraggio. Tu chi sei? Che pollo sei tu? Non hai un nome. Mettiamoli così. E anche questa cazzata è fatta. Nel panorama Pokémon ogni 2 secondi escono leak, anche fake. Soprattutto fake, direi. Ma di Minecraft sbaglio o ci sono pochissimi leak? Ci sono stati dei leaker negli ultimi anni, ma hanno subito cercato di farli tacere, cosa legittima. E anche un po' un peccato allo stesso tempo perché secondo me i leaker intelligenti, come quelli di Pokémon, fanno del bene all'azienda. Perché i leaker di Pokémon fanno una campagna di hype incredibile ogni anno. Perché non ti vanno mai a dire: ok, ho rubato il documento di Game Freak. Ecco qui i progetti del gioco. Boom, diffondo tutto. No, sono tizi che magari hanno un contatto, che ne so, magari hanno l'amico tedesco che sta lavorando all'adattamento dei testi, dei dialoghi in tedesco, ok? E gli dice: guarda, ho messo mani su queste informazioni, il prossimo gioco Pokémon sarà così, cos'ha? Loro prendono quelle info e non le danno subito al pubblico, ci costruiscono degli indovinelli, fanno i rebus. Fanno tutte queste cose carine e fanno parlare la gente. Hype, speculazioni, hype, per tutto il cazzo di anno. E poi arriva Game Freak che sbanca e gode tantissimo. Quindi in realtà avere un panorama leaker così, che poi si collega ai content creator che ne parlano e fanno cose, non è affatto male. Invece Mojang ha avuto 2 episodi di leak abbastanza simpatici, perché anche lì hanno tentato la via degli indovinelli, dei rebus. Quello dell'estate scorsa, che poi era un leaker autentico, che era quello anche dell'anno prima, probabilmente era la stessa persona, voleva fare 21 indovinelli. Ed erano molto studiati i primi che aveva lasciato andare, e poi si sono anche rivelati autentici. Ma l'hanno subito taciuto. E addirittura hanno poi mandato un avviso che chi. Perché poi ci fu un leak a ridosso di non mi ricordo che situazione. E non so, tipo il leak di uno snapshot. E era girata la voce che se qualcuno avesse parlato del leak su YouTube sarebbe stato blacklistato dall'azienda. E io ricordo che ho detto: vabbè, sti cazzi. Cioè, se è una roba che esce oggi o domani e la liccano brutalmente, ci sta che non. Cioè, è antipatico parlarne. Però, comunque, è un atteggiamento ostile che, insomma, secondo me, lasciare un po' di carta bianca ai leaker non gli farebbe male. Ma cambiamo argomento. Cosa dobbiamo fare e cosa abbiamo iniziato a fare? Preso dalla nostalgia dei lavori in casa, ho deciso di creare una nuova area della base. Questa nuova area della base si trova qui. Si trova fuori da questa montagna che ormai è totalmente piena, in questa zona dove c'era la riproduzione del mio ufficio, che abbiamo deciso di sacrificare. I resti di una zona farm antichissima che era tutta distrutta e una vecchia farm di cactus.
completamente inutile ormai. Ho svuotato tutto e questa è la situazione. Di lì si intravede la pagoda perché siamo nella zona dietro. Mamma mia. Qua ho tolto una farm che non usavamo mai. C'è solo un problema. Quest'area sarebbe collegata da un passaggio esterno e a me sta cosa non piace del tutto. Quindi volevo dargli anche un passaggio interno. Ma l'unica zona che si avvicina è la camera da letto. Quindi qua dietro dobbiamo creare una porticina che si collega qui. Però non può essere un passaggio principale, deve essere un passaggio secondario questo. Quindi dove lo mettiamo il passaggio principale in casa? Lo mettiamo al piano di sopra. Poi passerò sempre da fuori, però sapere che c'è un passaggio qui mi dà pace, mi dà serenità. E quindi abbiamo scavato qui fuori, qua terraformeremo un po' e in questo punto facciamo passare un corridoio che arriverà qui. Quindi connettiamo tutto. Questo è il progetto corrente. Questa build hack è fantastica, ve la consiglio. Non so perché adesso, però l'ho intravista qui davanti. Questo è il segreto che nasconde sotto. Ora, prima di occuparci di questo progettino, vi svelo la nuova serie. Ma devo bere anche un goccio d'acqua. Perché la Skyblock è finita. Domani sera voglio iniziare una nuova serie. Come promesso, oggi ci ho lavorato e ho completato la preparazione. Mi mancano le grafiche e fare qualche test. Però le grafiche ogni volta sono una rogna, però diciamo la modalità l'ho preparata. Sarà una nuova versus con una sfida che non ho mai provato. Siete pronti? Domani iniziamo Minecraft Randomizer. Come funziona? Ogni blocco, mob, pianta, qualsiasi cosa nel gioco, quando la spacchi, droppa se stessa. O può droppare un seme o un frutto. I mob droppano il loro loot. Con la randomizer, tutti i drop sono randomizzati. Quindi tu magari uccidendo una mucca ottieni dei diamanti, oppure spaccando la terra ottieni la scala di diorite. Magari se prendi l'albero e spacchi il legno ti dà la lana rosa tappeto, ok? Quindi è un puttanaio. Mi piace il fatto del random estremizzato, però sarà anche una versus, quindi ci sarà modo di mettermi i bastoni tra le ruote come, insomma, le vecchie versus con esplosioni, mob, cose. Inoltre faccio tornare gli oggetti randomici con le sub, ma anche i mob randomici. Quindi con le sub potrebbe essere che o mi date un oggetto random che mi fa uscire appunto qualsiasi oggetto del gioco, che però nella serie randomizzata, se lo piazzi e lo rompi, dà un altro drop, quindi si trasforma in qualcos'altro e inizia a fare una catena di robe incredibili. Oppure un mob qualsiasi. Quindi potrebbe essere che mi spona un pesce, mi spona l'Ender Dragon in testa. E diventerà un bel caos, e in questo bel caos dovremo trovare un equilibrio e dovremo cercare di battere il gioco. Raga, non ho sentito, che succede? Cyberligma, ti sei perso tutto, non lo ripeterò, mi dispiace. Non c'entrano un cazzo le random HC, proprio no. Buonasera, Nightmare, buonasera, bentornato.
Allora, partiamo da questo passaggio, perché vorrei un attimo capire come sistemare questa questione. Quindi, essendo che la prima zona è grottificata, mi servono i materiali per grottificare. E se non ricordo male, ho lasciato qui una cesta al fiume con tutte le cosette utili. Molto bene. Va anche detto che non so se tenere a questa altezza il tutto o se abbassare. Lì c'è l'acqua che scorre, quindi tecnicamente potrei fare un mezzo blocco come soffitto, però ci pensiamo dopo. Allora, qui dobbiamo creare una deviazione obliqua che porti in questo punto. Direi di partire cercando di capire quanti. Perché sento così piano? Ho l'audio basso io. Quanti blocchi possiamo sacrificare qui? Ok, ne ho tolti due di troppo. E ho sbagliato a mettere quello e niente. Torniamo su. Che gentili che siete in chat. Non mi guardo il VOD per due frasi. Risposta: arrangiati, trova qualcuno che te lo spieghi. Mi piace che questa community sia così unita. Che bello. Quel blocco di cobblestone è molto strano. Perché l'ho fatto così? Però effettivamente ora l'ho rifatto giusto, quindi era una scelta estetica. Vabbè. Quindi questi non li posso rompere. Non serve rompere altro qui. Io direi che per prima cosa, a sto punto, ci conviene fare un guscio. E mi servirebbe altra pietra. Ecco, vedete, Marty ha appena spiegato quello che serviva in chat. Grazie, Marty. Facendo ciò hai appena levato almeno una visual al VOD, quindi hai danneggiato il mio lavoro che faccio sul canale VOD direttamente. Il tuo atto di carità ha appena rovinato il mio lavoro, grazie. Non ho più pietra. Ricordatevi, il karma non esiste, l'abbiamo imparato ieri sera. La gentilezza non porta a nulla. In realtà la sub l'avrebbe guardato su Twitch, giusto? Infatti chi ha la sub può guardare il VOD direttamente su Twitch, senza attendere che lo ricarico perché mi serve del tempo. Quindi in questo modo hai tolto l'utilità alla sub facendo capire all'utente che se un giorno leverà la sub per queste informazioni può chiedere a te che bypassi i vantaggi sub. Quindi è gravissima questa cosa che hai fatto. Sono esterrefatto da questo gesto. Che schifo la gentilezza, ragazzi, mamma mia. Cioè, essere gentile è proprio crudele.
Allora, se qui facciamo un soffitto alto 2,5 blocchi, perché più di così non credo di poter fare, vuol dire che dobbiamo considerare che qua ci sarà il mezzo blocco, quindi fino a questa altezza almeno dobbiamo arrivare, poi modelliamo dopo, eh. Questo via. Ok, come procedere con la zona antica? Quale zona antica? Ecco, bravo Larry, iscrivetevi a Eren Blaze Live, basta usare il comando punto esclamativo VOD e trovate il link al canale dove potete trovare tutti i VOD ricaricati. Lì voglio lasciare un buchetto e facciamo una sorta di finestra, magari. Boh, ci pensiamo. Ok, adesso lo spazio direi che non manca. Togliamo anche questi. All'inizio avevo scavato poco perché non ero sicuro di fare questo passaggio. Però ora che la certezza l'abbiamo, cerchiamo di fare anche una cosa un po' più comoda, logicamente. Quindi devo andare dritto così, senza troppe interruzioni. Per ora devo usare solo la pietra, poi dettagliamo dopo. Così. Ci sta, no? Sembra che ci stia. Mi blocco qui perché c'è il blocco di carbone. Che esteticamente mi piace, però un po' in mezzo ai coglioni. Cosa facciamo? Lo teniamo lo stesso? Ma sì, dai, teniamolo lo stesso. Ok. Allora, definita un po' la forma qui. Andiamo a modellare meglio l'esterno adesso. La scala di carbone non, purtroppo non credo la metteranno mai. Se non abbiamo neanche le scale colorate, figurati. Hai qualche aneddoto sulla guida? Veicoli? Aneddoto sulla guida, in quel senso? Boh, aneddoto sulla guida, non lo so. Non mi viene in mente niente di particolare, onestamente. Cos'è aneddoto sulla pozzanghera che hai mandato, Marti? Non so cosa sia. Per l'ingresso vale un passaggio segreto o normale? Questo è un corridoio normalissimo, quindi nessun segreto in questo caso. Ok, devo in tutti i modi cercare di
togliere questo brutto effetto di mappazzone che si vede che ho aggiunto per coprire un passaggio. E ovviamente è molto brutto, quindi così. E qui. Questo angolo non mi piace. Questo è un lavoro che si fa con molta calma perché bisogna guardare proprio blocco per blocco se ci sta bene. Meglio. Molto meglio. C'è comunque quest'angolo che non mi piace e che risolviamo come? Aiuto, come sono caduto qui? Allungare le foglie. Non so neanche come uscire adesso. Sì, beh, potrei fare un po' di rampicanti extra. Stavo pensando di magari fare una robetta anche così. Ecco, così mi piace. Mi piace così, bello. E qui sicuramente va sistemato. Allora, il fatto che lì si vede il piattume in realtà è un finto problema perché ci va il corridoio dentro, quindi magari buildandolo viene una cosa carina. Volevo lasciare l'apertura per far vedere un po' l'interno. Cioè, mi piace questa breccia. Solo che non so come verrà messo l'interno, cioè come lo decoro l'interno effettivamente. Boh. Allora, Surrins, grazie per i 17 mesi, bentornato. E Miriam, bentornata, che si combina? Alla fine ti ricordi che volevi rendere più natur alcune parti della montagna ed avevi cominciato dalla parete vicino al portale del Nether? Che fine fece quel progetto? L'abbiamo continuato nel tempo, pian piano, abbiamo fatto un sacco di parti. Non ho mai finito. Perché era davvero molto noioso, però un giorno finiamo. Dovrà essere rimesso nel ciclo delle cose da fare, sicuramente.
Allora, esternamente sono abbastanza soddisfatto. Entriamo dentro e sistemiamo la forma interna e poi dettagliamo tutto. Quindi, eccoci qua. Soffitto possiamo farlo anche alto 3 in alcuni punti. Perché in realtà rischio di grottificare tutto. Forse dovrei fare una mega grottina. Non lo so, c'è poco spazio, quindi sono molto indeciso. Anche perché questa come faccio a renderla una finestra? Dai, mi piace. Poi qui diventa tutto dritto. Se dovessimo grottificare tutto, tanto vale che andiamo dritti a grottificare tutto subito. Cyberfang, grazie per i 17 mesi. Ti capisco con il dente. Anche io sono caduto sullo stesso dente 2 volte. 2 volte ho dovuto ricostruire. Purtroppo la sfiga è la sfiga che ci dobbiamo fare. Vabbè, comunque è stata una sfortuna. È durata mezza giornata, cioè in realtà qualcosa di più. Però nel senso mi sono spaccato prima di cena e il giorno dopo, nel primo pomeriggio, avevo l'appuntamento per fixare. E però sono volati i soldi più che il dente, quello è il problema grande. Se fosse un parziale ponte di legno, facendo il pavimento con i camfire, che si vede anche dalle stanze che bucherà. Ma io non voglio fargli bucare la stanza di fianco, che è la camera da letto. Cioè, io voglio che il tetto della camera da letto, che secondo me è molto bello, non vada toccato. Si deve vedere un po' all'aperto e poi ovviamente deve collegarsi qui. L'importante è che abbia l'idea di essere interno, non deve essere un esterno. Cosa state dicendo, Eren Punzecchie Mod? Che succede? Io non punzecchio mai i miei mod, io tratto benissimo i miei moderatori. Proprio in 4 anni di live, nessun moderatore che è passato da qui potrebbe mai dire che è stato punzecchiato o infastidito da me. Non è proprio un gesto che mi appartiene. Va bene. E prima di decidere come continuare, guardando questa visuale, pausa naso. Prima pausa naso di oggi.
Non è servito a nulla, come al solito. Il blocco di carbone è un po' in mezzo alle balle. Allora, è una cosa voluta, in realtà, perché è una citazione, diciamo, è una cosa che si rifà alla cultura scandinava. In Scandinavia, dove fa molto freddo, si usa il cosiddetto carbone nelle palle, che ovviamente tradotto, italianizzato, viene così. Ovvero, siccome là fa molto freddo, loro prendono dal camino i carboni ardenti, li tengono tra le cosce, altezza palle, e stringono, in modo che scaldando da lì, scaldano il corpo per combattere il freddo. Per questo io lo lascio in mezzo alle palle, per un po' omaggiare la parte di fanbase scandinava, che ci segue tanto. Il bro di Notting, grazie ai 30 mesi. Tempo passa molto in fretta. Hai assolutamente ragione. Tutto bene, non direi, però ce la caviamo, dai. Niente, addio piccolo carbone, non ti vogliono bene qua, ti toglieremo. E allora, proviamo a grottificare tutto. Non conoscevo questa usanza, come l'hai conosciuta? E quando sono andato in Norvegia, me l'hanno insegnato gli autoctoni. Insomma, l'ho visto fare un po' di persone e poi io personalmente non ci ho provato perché finivano tutti all'ospedale. Sì, no, è vera sta cosa, è vera. Il problema è che, cioè, ti scaldi, per carità, ti scaldi, però io vi consiglio di non provarci assolutamente. Perché si procuravano delle ustioni pesantissime. Però caldo aveva anche caldo. Capito? Io mi dissocio da questa usanza e vi sconsiglio di provarci, perché non è una cosa sicura. No, però se non ci credete, cercate, andate, googolate carboni nelle palle e trovate. Scoprirete un po' questa cosa. L'indecisione regna sovrana, però mi sa di sì. Bisogna grottificarlo tutto. Poi magari gli mettiamo qualche dettaglio in legno, ci inventiamo qualcosa. Quindi per prima cosa, tappiamo l'acqua. Ok, e detto questo, grottifichiamo. Qui possiamo potenzialmente anche allargarci. Cioè, la parte stretta è questa. Qui possiamo anche, ad esempio, pensare di creare una sottostanza. Vediamo un po'. No! No! Fanculo! Che cos'è quest'acqua? Malefica, brutta e cattiva. Da dove giunge? Giunge da lì, chiaramente. No, mi ha tolto ben due pezzi di grano. E ora come faccio? È un disastro epocale questo. E qua mi ha un attimo fatto saltare un po' di piantine, vero? Un po' di fiori. Tappetino. Uno.
Vabbè, senti, facciamo che prendiamo l'erba e mettiamo a posto. L'acqua doveva spazzare via le cazzate. È per questo che oggi non ti sei ancora lavata, Nao. Hai paura che ti spazzi via direttamente? Ha! È così, se l'è cercata. Mi dispiace. Andava fatto. Bisognava arrostare. Mi sono lavato i capelli, ti piacciono? No. Brutti. Certo che non li ho visti, che cazzo ne so io. Mi sai spiegare in che cosa consiste l'effetto farfalla? Certo. L'effetto farfalla si riferisce al potere, cerco di dirlo bene, al potere ammaliante che ha la donna nei confronti del partner. Ovvero, diciamo, la farfalla quando viene, diciamo, sfruttata come un dono, ok? E si chiama effetto farfalla perché dici, ah, se fai il bravo e effetto farfalla, capito? Ah, no, tu intendi quell'altro. Ah, ho capito. No, allora, l'effetto farfalla che intendi tu è praticamente quando la farfalla, cioè è una metafora, la farfalla sbatte le ali, no? E sbattendo le ali muove un pizzichino di aria. Però quest'aria potrebbe avere delle ripercussioni, potrebbe spostare più aria. Cioè magari questo piccolo venticello del battito d'ali della farfalla potrebbe unirsi a un altro venticello, diventare un vento più grande che si unisce a un altro vento più grande, che diventa una tempesta, che diventa un uragano, boom, e ha un effetto incredibile, causando un cataclisma dall'altra parte del mondo. È una metafora per dire che ogni piccola cosa può portare a una differenza che diventa esponenziale e porta delle conseguenze grandi. Esempio pratico, nel viaggio del tempo l'effetto farfalla è considerato come il fatto di non toccare, non influenzare nulla, perché qualsiasi piccola cosa tu influenzi nel viaggio del tempo, rischi di, non conoscendo le ripercussioni, di portare a delle conseguenze disastrose. Il fatto che probabilmente ricorderò più queste robe che le cose effettivamente importanti mi fa sentire male. È la tua scelta, comunque io ti ho spiegato sia la verità che la finzione. Poi sta a te scegliere se ricordare la spiegazione seria o la spiegazione finta. Troppa di erbetta. Oh, mettila qua. Posto. Secondo te viviamo in un sistema deterministico o stocastistico? Stocazzistico, secondo me. Riguardando la farfalla, ora senza il grano tuo mangeremo farina di insetti. Buona, ci sta. Sono contento per voi. Quindi io prima del grande disastro stavo cercando di capire che spazi avessi qui. Che
E per evitare un altro grande disastro, facciamo una cosa molto più bellina. Il carbone. Il carbone mi ricorderà dove scendeva l'acqua. No, perché... perché c'è una fonte sotto. Ok, allora... Facciamo così. Per forza. Però sì, qui c'è uno spazietto extra, se vogliamo, da sfruttare. Che da questa parte potremmo ricavare un piccolo allargamento. Non deve essere un corridoio dritto. Sta scritto da nessuna parte. Potrebbe essere che entriamo un po' di traverso qui. Va bene, allora, anche in questo caso tocca fare un lavoretto di terraforming, di rocciaforming. Quindi intanto leviamo questa robaccia che non serve più. Ok. Quindi qui ci vogliamo allargare un po'. Sicuramente se ci allarghiamo ne guadagna in bellezza tutta la parete, perché una parete così piatta non è un granché. A proposito, io penserei anche un attimo di dare un po' di forma qui. E bentornato Andre con i 41 mesi. Hai visto il trailer del DLC di Elden Ring? Io ho già visto cose per la quale so che tirerò una quantità di smadonnate. Ma no, io sono solo contento. Non ci saranno madonne che volano. Sarà una gioia venire impalati da Mesmer l'impalatore. Non vedo l'ora di morire nelle lande delle ombre. Cioè, non vedo l'ora. Non posso chiedere di meglio. Oggi stavo pensando, ma però sarebbe bello effettivamente ora che hanno annunciato il DLC. DLC. Che non so quale pronuncia preferiate. E che io comunque tutto il Elden Ring l'ho giocato. Tranne quello che uscirà. Una bella run in live. Non sarebbe male. Poi ho ragionato, ho detto, pff, pazzo, pazzo schifoso. Allora ragazzi, se voi mi diceste, guarda Eren, facciamo la raccolta firme. Oggi siamo tot in live. Se tu domani porti Elden Ring
Ci siamo, stesso numero, neanche una persona manca. Ci siamo tutti. Guardiamo il contenuto dall'inizio alla fine come fosse Minecraft. Nessun problema. E mi dite, guarda Eren, anche se non c'è il libro di sub in Elden Ring, io la sub te la faccio lo stesso durante la live. Allora io dico, ma sapete che cosa? Ma mi rendete contento? Facciamoci questa cazzo di run, queste... Spariamoci queste 100 ore. Ci sto. Mi direste una cazzata, ovvio, certo. Guarda, io domani non ci sono, minchia, che simpatico. Madonna, oh, la depressione. No, allora, so che qualcuno guarderebbe volentieri, qualcuno di più, qualcuno di meno, però ragazzi, è così, cioè vincerebbe il meno. Io sono contento di portare Minecraft, sarei anche contento di portare un Elden Ring, però. Solo che so che Minecraft rispecchia il desiderio di chi segue le live più che altri contenuti. E quando porto altri contenuti cerco di non fare cose esageratamente lunghe, perché poi portarle fino in fondo diventa difficile. È sempre quello il discorso. 100 ore di gioco sono impegnative. E se devo farlo tagliato, rushato, forse preferisco non farlo perché comunque a me piace prendermi il mio tempo. Non so che... Manco so cos'è Elden Ring. Guarda, Sam, Elden Ring è il gioco più premiato della storia. Quindi è proprio una robetta così. Una cosettina. È letteralmente il gioco più premiato della cazzo di storia dei videogiochi. E nessuno ha mai vinto così tanti GOTY come Elden Ring. Nessuno. Minecraft ha vinto zero GOTY, credo. Non so se qualcuno l'abbia mai premiato. Qualche premio se lo meriterebbe Minecraft. Come hai fatto a fare le scale verticali dietro le scale a pioli? Come scale verticali? Di che parli? Se vuoi compensare il calo di spect, dovresti portarle in coop con un altro streamer. Ma ragazzi, io avrei avuto grande piacere a portarle in coop. E, ne avevo anche parlato con Tiredani ai tempi. I problemi sono due. Uno, far coincidere tutti i tempi di tutti e... È un po' adesso, soprattutto, un po' impossibile. E due, che purtroppo una cosa che non è bella nei Souls in generale è proprio la cooperativa. È gestita malissimo, con un sistema vecchio che non se ne può più. E per fare la coop fatta bene dovresti giocarci su PC e usare una mod che ti fa fare una cooperazione giusta, altrimenti tu devi evocare il tuo amico in ogni area, arrivi al boss e quando batti il boss lui in automatico viene scollegato, non si sa perché, ed è una rottura di coglioni immensa.
Ok, sto cercando di fare una transizione carina qui, però non sono proprio convinto. Qua devo modificare assolutamente. Non è così tragico come lo dipingi, specialmente se giochi con qualcuno che sa un minimo stare vivo. Giusto, hai sottolineato un altro problema. Se il tuo socio in coop muore, devi stare lì, ricercarlo e rievocarlo. No, in realtà non è tragica, però è mal gestita, quello sì. Non si può dire di no. Io sono mesi che non gioco più a Minecraft e mi dispiace. I miei impegni e responsabilità da adulti mi impediscono di trovare un paio d'ore la sera per giocare. Poi guardo i tuoi video e live e mi viene ancora più voglia. Anche perché ho tanti progetti e mi hai portati avanti. E beh, quello sicuramente è brutto. Infatti io non mi lamento assolutamente di poterlo fare. Diciamo, quasi a tempo pieno. Allora, devo scendere ancora un attimo. Sta avvenendo una cosa particolare, interessante. Non mi fa impazzire l'uscita dell'acqua. Allora. Qua andiamo direttamente di pietra. Ok, poi, già che ci siamo, dovrei entrare qui dentro. Mi sono alzato, che palle. E dovrei un attimo sistemare le pareti attorno. Mettiamo tutta pietra e via. Allora, i giardini pensili, penso devi toccarli. Sinceramente no, in questo periodo, in questo momento no. Sono vecchi, però è una struttura che nasce per essere antica. Quindi se ha un aspetto un po' datato, non mi dispiace così tanto. Cioè, può anche funzionare. Può aiutare la causa.
Quindi qui scendiamo. Qua tappiamo così. Questi li spacchiamo e ci mettiamo direttamente i mezzi blocchi. Fino anche a qui. Vediamo come sta venendo. Interessante. Ora aggiungiamo un tetto di pietra lì e poi facciamo un po' di modellazione. Tanto leggo un attimo la chat che non vi stavo cagando. Conosci Fallout 4? Non mi ricordo, non conosco tanto bene i Fallout, non mi ricordo il 4 quale sia. Tra i tanti, non sapevo neanche ci fosse il 4. Quando finirà l'era di Minecraft? Ti dico nel 2023. Il trucco della rotellina del mouse, mentre guardo la pietra per prenderlo, per prenderla, già lo uso. Ogni tanto guardo un inventario, però lo so il trucchetto. Dopodomani ore 14 finisce. Minchia, così, l'era di Minecraft. Così preciso proprio. Molti dicono che Minecraft sta morendo. Cosa ne pensi te? Sei sempre lì, ragazzi. Cosa ne penso? Non è che sta morendo, sta calando. Cioè, usiamo. Se vogliamo usare le parole giuste, sta calando. Non è vero che sta morendo. Sì, si dice sta morendo perché comunque siamo abituati a enfatizzare le cose, però non sta morendo, sta calando. Ed è vero, non si può negare. Possiamo prendere tutti i dati che vogliamo sui player attivi, che sono sempre tanti, però non lo so. Cioè, secondo me un calo c'è in Minecraft. Magari aumentano i player perché aumentano, che ne so, ad esempio i giocatori su mobile. Però, nel senso, magari aumenta chi gioca mobile, si mette sulla tazza del cesso, lo apre, mette due blocchi di terra e in compenso hai perso il player che ci nerdava notte e giorno sul suo mondo single player. Cioè. Capito? Mi sembra un po' che stia succedendo questo. Ed è tutto figlio del trascurare gli update principali. Purtroppo, se non aggiorni il gioco di base. Perché Morroid 1 Minecraft 0, cosa c'entra? Quest'area prima non c'era nulla. Questo punto in particolare è una zona che stiamo ricavando noi.
Ok, allora mettiamo qualche dettaglino base, sempre ricordandoci che poi faremo le texture. Beh, in realtà quest'area non so se la usiamo tutta quanta. Adesso la stavo un attimo preparando, però. Qua bisognerà fare la parte per entrare. Sì, c'è bisogno di un grande aggiornamento. Il fatto che io ho sempre detto, da sempre qualcuno chiede, ma secondo te morirà mai Minecraft? E io ho sempre detto no. Per me no, finché continuano ad aggiornarlo in questo modo non vedo come non vedo un problema all'orizzonte. E il problema è che è successo l'impensabile. Siamo a livelli di nonsense. Cioè questo problema post pandemia in cui hanno iniziato un po' a, diciamo, a calare la qualità degli aggiornamenti. Ne parliamo sempre, ma non ha senso, non si capisce perché. È la radice di tutti i mali, e non si capisce perché si stiano facendo questo. È come se abbiano deciso di autodistruggersi da soli, non capisco. Cioè, non può essere che punti tutto sul film, perché se davvero stanno puntando tutto sul film e trascurano il gioco, cioè, io non sono nessuno per giudicare esperti mondiali di marketing, quello che è, però mi sembra un po' una cazzata. Insomma, i numeri, se non i numeri, il morale dei giocatori ne sta rispondendo, cioè alla fine la realtà è quello che dice la gente. Devo dire che è anche abbastanza deprimente comunque ogni live della survival, ogni singola live, si è notato ultimamente, non perché lo voglio io, ma perché giustamente avete voi l'argomento a cuore, ma esce sempre questo discorso. Tutte le volte. Cazzo, è quasi deprimente a pensarci. Perché a nessuno vorrebbe avere l'impressione di star giocando un gioco calante, no? Le cose calanti, le cose morenti non piacciono a nessuno. La nave che affonda non piace solo al suo capitano. A meno che non fai la schettinata, quello è un altro discorso. Allora, per il terraforming della zona che ospita il corridoio, ci siamo abbastanza. Rivedo solo un attimo l'interno. Esternamente mi piace come sta venendo. Come poi fare all'interno il corridoio, questo è un mistero e sarà un problema del me del futuro, perché non lo so. So solo che è l'ennesimo tryhard. Pavimento piatto, va benissimo. Qui tutto questo spazio non solo non ci serve, ma diventa anche faticoso riempirlo tutto, quindi andiamo a chiudere un po'. Qui via la terra. Tappiamo. Torcine qua.
Bene, questo è lo spazio in cui possiamo buildare. Allora, adesso io lavorerei un po' sulle texture. Quindi tutto quello che abbiamo fatto oggi va texturizzato con gli altri materiali. Però partiamo già da una base in cui ho fatto tutta la forma. Quindi il problema grande l'abbiamo già risolto, eh. Posso chiederti cortesemente di far vedere come hai terraformato la tua spiaggia? Ho una spiaggia da terraformare nel mio mondo e non mi vengono tanti spunti su cosa fare. Axwell, per non fermare la live appositamente, ti invito a cercare il video che sicuramente ho fatto sul canale e dove avrò spiegato tutto nel dettaglio. E film 4 aprile 2025. Sì, però, ripeto, hype zero. Non la lascerò a cielo aperto la zona, no. Allora, al momento, internamente, pavimento, penso di non toccarlo. Almeno questo tratto, perché non so cosa ci farò. Quindi andiamo a mettere andesite ovunque, per il resto. Ah, prima devo fare una cosa fondamentale, se no faccio disastri. Dobbiamo tappare il beacon. Vedo che Arena ha decine di emoji su Twitch. Credevo ci fosse un limite molto più stretto. C'è un limite più stretto. Hanno aggiunto un sacco di slot ultimamente. Però considera che io sono arrivato a 4000 e qualcosa, non mi ricordo, sub a un certo punto. Quindi avevo sbloccato un numero indecente di emote e l'ho sempre riempiti gli slot. Poi ultimamente Twitch ha un po' cambiato politica e stanno dando slot in continuazione. Io sinceramente non me la sento di fare emote nuove attualmente perché ne ho più di 70 e non so perché, purtroppo le usate poco. Cioè, nella nostra chat non c'è la cultura della emote. Una volta di più, ma si usava la emote nuova del momento. E non le usate le emote, non so perché. Cioè, Twitch in realtà è un posto dove si spammano un sacco di emote, normalmente. Vabbè, adesso, a parte i prossimi 5 minuti dove userete solo emote, chiaramente. Allora, blocchi. Ok, andiamo a sostituire un po' di blocchi. E mettiamoci l'andesite. Però agiamo esternamente prima, perché sennò rischio di fare i grandi casini. La domanda vera è: avrò abbastanza andesite? Non lo so, non credo. Com'è l'ultima volta che sei stato al cinema? Era per Angeli e Demoni, ma canon, com'è possibile? Da lì i miei ex amici mi chiamarono Camerlengo. Perché? Mi piacerebbe molto andare a vedere Godzilla per Kong. Esce il 28 marzo. Ci sta, ma è bello ignorante quel film. Tutto questo Monsterverse che hanno costruito tra Godzilla, Kong e come si chiamano tipo i demoni. Non mi ricordo come. I Kaiju. È bello ignorante. Cioè, all'inizio
ci pensavo e dicevo, boh, che stronzata, cioè, finché mi fai il Godzilla che c'è questo mostro incredibile, spacca tutto, devi scappare. Però adesso hanno virato un po' su uno schema alla Marvel. Quindi è come se fossero gli eroi che si menano tra loro. Beh, ignorante, però ci sta. Se mai tornato nelle coordinate della tua prima base, non è lo stesso Sid. Anzi, non è lo stesso mondo. Avevo cambiato mondo e avevo trasportato una porzione. Perché quando ho iniziato i primi episodi ero in 1.6. Con la 1.7 hanno aggiunto un sacco di biomi, ma a differenza di come fanno giustamente ora, all'epoca non potevi aggiornare il mondo. Non avresti mai avuto i nuovi biomi, senza cambiare. Siamo stati costretti all'epoca a cambiare mondo. Cioè, se uno aveva un mondo da anni e voleva i nuovi biomi, o rinunciava al suo mondo, o rinunciava ai biomi, non c'era scelta. Eppure fu un grande update, cioè a pensarci quanti biomi avevano aggiunto. Non viene mai ricordato quell'aggiornamento. Però ne aggiunsero un casino di biomi. Ok, ho finito l'andesite, è un problema. Vediamo se ne ho nelle chest. Il logo della survival di cui vi parlavo ce l'ho, non ho ancora deciso se usarlo o meno. Nel pavimento sotto dove passa la cascata potresti metterci delle scale waterloggate, come se ci fosse stata un'infiltrazione. Beh, è un'idea, volendo. Problema è che non so quanto potrò modificare il pavimento. È da vedere. E direi che io ho finito l'andesite. Quindi, ragazzi, mi sa che per ora il progetto lo pausiamo così. E cioè, detto che questa parete l'ho rivoluzionata. È cambiato tutto. Mi piace, è super complessa. Questi spazi che vedete sono lasciati appositamente per far vedere il corridoio dentro. Anche se poi devo capire come fare la doppia parete, perché è un casino. Se voglio sigillare tutto dall'esterno, sarà un attimo da capire. E adesso non riusciamo a finire i dettagli, ma impieghiamo il tempo che ci rimane per prendere un po' di andesite. Nel mentre continuo a leggere la chat, che oggi vi ho un po' calcolati a tratti, dato che ero molto concentrato. Purtroppo è così, ci sono degli argomenti, de delle build che mi permettono di chiacchierare al 100%, altre devo un attimo pensare bene. Tipo le fogne, ieri l'ho fatta appositamente per chiacchierare. Allora, ripeto il volo della nuova serie. La inizio domani, sarà una versus, ma di base sarà
Minecraft Randomizer, ovvero ogni loot table del gioco sarà randomizzata, quindi ogni blocco, ogni mob, ogni cosa non dropperà il suo loot, ma una roba random. In più sarà una versus, quindi ci saranno gli eventi, TP, sfide, clutch, mob, boss, esplosioni, casini vari, fastidi, aiuti, oggetti random, mob random, cioè un po' tutto dentro. Sono 30 possibili interazioni. Oltre alla mod di Twitch Spawn. No, Matteo, se mi dici così mi spavento già, domani non mi presento. Matteo, ho scritto inizio a caricare la carta. Merda. Oltre a Twitch Spawn, che è la mod che permette di creare le interazioni, ma non, cioè, non rovina l'esperienza vanilla, perché è una roba che non si vede nel gioco. È tutto vanilla e la randomizzazione viene fatta tramite un datapack che io ho già creato per test. Però domani lo creo quando ho finito tutto, uno nuovo. Non lo guardo e lo installiamo in live, creando un mondo a caso, in modo che anche quello sia random. Ci sarà una condizione, ovviamente, poi domani vi spiego bene, perché se per caso io apro il gioco e spacco la terra e al posto di droppare la terra, droppa i diamanti, oppure spacchi la quercia e ti droppa, anziché il legno, il loot della End City. Perché può succedere. Allora lì vi direi, ragazzi, ok, fermi un attimo. È troppo OP, resettiamo tutto subito. Se troviamo cose OP più avanti, ci sta. All'inizio no. All'inizio non può essere. Quindi probabilmente mi devo ricordare di preparare più versioni della randomizzazione, così nel caso ho subito dei backup da giocarci. Sì, è una cosa che andava anni fa. Ho visto che di recente l'ha riportata tramite un video tier. Poi io ci aggiungo tutto il discorso Versus, quindi sarà un'esperienza unica che ho personalizzato, un po' come la Skyblock. Però sì, fa parte di quel percorso in cui vorrei portare dei grandi classici che non ho mai giocato. E Minecraft randomizzato non l'ho mai giocato. Va bene, un po' di andesite l'abbiamo presa. Allora, torniamo indietro. Allora, un evento che cambia la randomizzazione, Matteo, sarebbe una cosa fottutamente OP, però penso anch'io che sia impossibile, perché vorrebbe dire aprire il salvataggio e sostituire il datapack, cosa che potrebbe causare corruzione. E comunque andrebbe fatto manualmente, non saprei come farlo diversamente. Potrei ragionarci, ma dovrebbe essere posto come una roba tipo che se succede una volta è tanto, perché sennò è un casino. Benvenuto Mario, intanto, grazie per la sub e Maffo, grazie per i 5 mesi. Bentornato. Allora, ricordiamo un po' di cosette. Sapete che con la sub potete entrare nel gruppo Telegram dei sub con punto esclamativo Telegram, dove c'è una sezione per il server Vanilla e per il server Koblemon. Se non lo sapevate, ora lo sapete. Il server Vanilla è only sub, potete entrarci. Comando punto esclamativo sub, trovate le info. Nel gruppo Telegram c'è la guida.
E io penso che ho messo anche abbastanza andesite in realtà. Ora più che altro dovremo lavorare con i derivati. O controllare un attimo l'interno. Ho messo solamente i blocchi di andesite. Poi vediamo un po' di mezzi blocchi, scalette, cose così. Questi due possiamo toglierli. Ma direi che ci siamo. Bene, ci fermiamo qui per oggi. Oggi cosa costruisci? Allora, abbiamo appena finito, abbiamo preparato quest'area. Adesso libro di sub, poi ragazzi, pausetta che mi sta esplodendo la vescica. E poi andiamo su Palworld. Quindi, devo segnare tutti i sub arrivati dopo Flame. Chiuso il libro per sbaglio. Ogni blocco che rompi droppa a caso o all'inizio tutti i drop vengono mischiati e restano quelli. Allora, ovviamente non è che ogni volta droppa a caso. Anche perché diventa un caos infinito. Ogni drop viene randomizzato all'inizio. E poi restano quelli. Quindi se il blocco di terra, ad esempio, droppasse, che ne so, la netherite, droppa sempre la netherite. Anche perché poi devi impararli, devi sapere dove andare a prendere le cose, che giro fare. È importante. E buonasera Jimmy, coi 46 mesi, cosa ne pensi degli add-ons della Bedrock? Penso che sono, in realtà sono molto interessanti, ci sono delle robette ultimamente che ho addocchiato da fare. Però costicchiano. E comunque non li, cioè quelli che non fa direttamente la Mojang soprattutto. Magari ci spendi 8-10 euro per giocarci 20 minuti. Non lo so, capito? È un po' strano. Ma detto questo, abbiamo finito con la survival. Chi va? Vi invito a tornare domani sera con la nuova serie alle 20:30. Siamo in live. E chi resta aspetterà un attimino e poi andremo su Palworld. Saluto alla survival.